Bene, cari amici, siamo giunti al termine di quest'annata del 2017, un'annata in cui vi abbiamo riproposto tantissimi itinerari e video tutorial. Oggi siamo qui per parlarvi, e dispiace farlo proprio in questa occasione, di un problema che affligge ormai da tantissimi anni. Addirittura pensiamo che Adamo nel paradiso avesse lo stesso problema, questo problema che appunto affligge il mondo della pesca sportiva, ma soprattutto i pescatori sportivi. È un problema che è anche difficile affrontare sinceramente in questa occasione, e quindi preferiamo farlo attraverso questo videoclip che vi invitiamo a seguire attentamente. Oh, grande Peppe! Oh, Peppe! Come stai? Tutto bene, grazie. Dimmi tutto. Senti, avevo pensato, ci sono le condizioni ideali. Marea, luna, tutto ci fa pensare che potremmo veramente fare una bellissima pescata insieme. Che ne dici se organizziamo? Ah, vabbè, mi fai sapere, dai, aspetto tue notizie. Dai, dai che andiamo, dai! Ciao! Fammelo richiamare, vai. Oh, Peppe, ascolta, e domani me l'ho rimettiato. C'ho da portare la mia a visita e sicché non ci sono. Guarda, me l'ho rimettiato. Mi dispiace. Ascolta, ti chiamo poi in serata, o sì, poi mi dici cosa hai preso. Vai, alla prossima. Ciao. Bene, avete visto questa scena? Io non credo che le cose siano andate realmente così. Vediamo nella realtà quello che è successo. Ciao amore. Ciao. Ciao. Allora? Ciao. Ciao. Ascolta, mi ha chiamato Peppe prima. Mi ha detto la sera domani vado a pesca. Dai, vai sempre a pesca. Vabbè, mette buona. No, non ci vai. No, non ci vai. Oh. Vabbè. Povero Matteo, mi dispiace, non può venire a pesca con me. ma sta registrando? Dai, questa la tagliamo, adesso. Dai, torniamo seri. Allora, cari amici, come avete potuto vedere, il problema è abbastanza serio, è un problema che affligge tantissimi amici pescatori, in cui tantissimi di voi sicuramente si saranno riconosciuti. Noi cercheremo di risolvere questo problema, abbiamo pensato addirittura di creare un'associazione a difesa degli amici pescatori. L'altra soluzione è quella di far incontrare l'affascinante mondo della pesca sportiva con indecifrabile e a volte misterioso, ma altrettanto meraviglioso, mondo femminile. Farli incontrare e magari pregare di mandarci a pesca. No, serie, stavo scherzando. No, li facciamo incontrare appunto per risolvere questo problema. Per farlo abbiamo bisogno di una testimonia ad hoc. Abbiamo effettuato in questi giorni una durissima selezione, però ancora non siamo riusciti a trovare la persona giusta. Sinceramente ancora non siamo riusciti a trovarla. Però l'altro giorno, casualmente, girovagando sul web, ci siamo imbattuti in questo video. Volete sapere come diventare ricchi in soli 10 secondi? Anch'io. Così magari smetto di fare questi video, non so, no? Non parlo. Comunque volevo solo catturare la vostra attenzione, visto che quando si parla di soldi, drizzate le antennine, per augurarvi Merry Christmas! Ho, 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 ho. Ah no, quella era... Ho 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 ho! Ciao! Siamo riusciti a contattare Federica, la simpaticissima ragazza del video, e le abbiamo chiesto se voleva venire a pesca con noi. L'altro giorno mi hanno chiesto... Fede, ma perché non vieni a pescare? Non ho capito, non comprendo, non parlo italiano, perdona. Ma secondo voi posso venire a pescare? Io?
No. Tutto il giorno ad aspettare che un pesce abbocchi. E butta la canna e aspetta che abbocchi. Tutto il giorno lì e magari non peschi niente. No, non è sport per me. No, no e no. Dai, provate a farmi cambiare idea. No, certo che... dai, quel pizzico di sana follia, tra l'altro non l'avevo scelta, se non ce l'avesse. E dopo questa scherzosa parodia di fine anno, noi naturalmente ringraziamo chi si è prestato, Matteo e Sala. Sala, per fortuna di Matteo, gli permette di andare spesso e volentieri a pesca. Bisogna talmente limitarsi, lo dico anche ai nostri amici pescatori, bisogna limitarsi, soprattutto quando c'è qualcuno a casa che ci aspetta. Federica, simpaticissima, che speriamo appunto di potervi riproporre nel prossimo anno in una battuta di pesca. Poi ne approfitto per ringraziare tutti voi, anche quest'anno siete stati tanti a seguirci. La pagina di Tubettini Feeder ha superato i 28.000 fans, questo ci rende orgogliosi, per questo grazie di cuore, un augurio che il 2018 vi porti innanzitutto tantissime giornate di pesca e poi, perché no, il pesce della vita. Noi vi salutiamo con un nuovo motto: per il bene della pesca, porta anche te una donna a pesca.